Cesare Fiorio, a Pescara un grande onore, un grande piacere per il capoluogo adriatico rivivere i momenti della Coppa Acerbo, del circuito di Pescara. Sono passati 60 anni dalla sua vittoria. Effettivamente ritornare qui mi dà una grande emozione e sono contento di aver vissuto quel periodo lì in cui il Gran Premio di Pescara si poteva fare come si è fatto allora. Che città ha ritrovato oggi a distanza di 60 anni? Sicuramente una città cambiata, una città molto più grande, però quel circuito mantiene il suo fascino anche se quella corsa non c'è più. Ho ripercorso tutto il circuito e devo dire che la discesa soprattutto era molto impegnativa e devo dire però che invece per il resto ho trovato molto traffico. La città di Pescara è legata molto alla Coppa Acerbo e al circuito di Pescara, ma come è cambiato oggi il mondo dei motori rispetto a tanti anni fa? Ma diciamo che è cambiato molto perché tutte le grandi prove come il Gran Premio di Pescara, come la Targa Florio, come il circuito del Mugello sono stati tutti aboliti. Il Mugello ha fatto un altro circuitino, però qui invece alla Targa Florio non si è fatto niente, però la tradizione rimane e chi ha l'onore e l'opportunità di percorrere queste strade capisce come correvamo allora. Assessore, quella di oggi è una grande giornata, la presenza di Cesare Fiorio ci porta indietro nel tempo, nel ricordare la Coppa Acerbo e il circuito di Pescara. Oggi abbiamo avuto un grandissimo onore di salutare e ospitare il grandissimo campione che ha scritto una delle pagine più importanti della storia della Coppa Acerbo, ma soprattutto sono onorata perché ho avuto la possibilità di ripercorrere il percorso del circuito insieme a lui. Ma l'emozione più grande è stata quella di ascoltare i suoi racconti e sentire l'emozione nella sua voce. Quindi oggi avremo la possibilità di dare il giusto riconoscimento a un grande campione che ha segnato la storia di Pescara, ma soprattutto dell'Abruzzo.